Buonasera a tutti, come state? Spero bene, spero sicuramente meglio di me perché io sto preparando un esame, mancano pochi giorni ormai e non ci sto più con la testa. Avevo bisogno di prendermi una pausa e quindi ho pensato perché non filmare una video recensione, tanto per cambiare. Che dire, lo studio a quanto pare mi rende produttiva anche in questo. Chi l'avrebbe mai detto? Dunque, sempre per motivi di luce e zanzare, dovrò essere abbastanza celere, almeno lo spero. Oggi vorrei parlarvi dell'ultimo audiolibro che ho finito di ascoltare, ve l'ho già citato nel mio ultimo video e l'ho finito stamattina, l'ho assolutamente adorato e quindi avevo bisogno di parlarvene e di condividere il mio amore sconfinato per questo libro. Si tratta di The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, non è ancora stato pubblicato in Italia, quindi mi dispiace, se volete leggerlo dovrete farlo necessariamente in inglese e se siete in grado io vi consiglio spassionatamente l'audiolibro perché il narratore è assolutamente fantastico, si chiama Joe Davis e potrebbe aver influito sul mio apprezzamento sconfinato di questo libro perché il narratore è stato abilissimo nel dare un ritmo incalzante alla storia e nel cambiare e modulare la voce a seconda del personaggio a cui stava prestando la voce. Ha recitato, non si è soltanto limitato a leggere, insomma, è stata un'esperienza di ascolto e non soltanto di lettura, veramente meravigliosa e quindi consigliato l'audiolibro. Ma tornando al libro in sé per sé, il protagonista di questa storia si chiama Aiden. Lui è prigioniero di Blackheath. Blackheath è una casa, una dimora familiare di quelle di fine 800, inizi 900, alla Downton Abbey per intenderci. A Blackheath si terrà un ballo in maschera che è stato organizzato per ricordare la morte del figlio più piccolo, Thomas Hardcastle, avvenuta 19 anni prima rispetto al momento in cui è narrata questa storia, e anche per ridare il benvenuto alla figlia maggiore, appunto Evelyn Hardcastle, che è tornata a Blackheath dopo aver trascorso praticamente la sua vita a Parigi, dove appunto era andata dopo la morte del fratellino. La sera del ballo ci sarà questo omicidio mascherato da suicidio, quindi morirà Evelyn Hardcastle ed Aiden deve indagare, deve capire chi c'è dietro questo crimine. Ma qual è la particolarità? Ciò che mi ha fatto innamorare di questo libro, ciò che secondo me rende questo libro unico e geniale nel modo in cui è stato costruito, nel modo in cui tutti gli eventi sono stati incastrati l'uno con l'altro in modo davvero abile e che mi ha lasciato senza parole, come potete vedere. Aiden ha 8 giorni di tempo per risolvere questo caso, ma questi 8 giorni saranno praticamente lo stesso giorno rivissuto per 8 volte e ogni giorno lui sarà nel corpo di un ospite diverso, degli invitati a questo ballo. E ha senso, vi giuro che ha senso. Questo libro è strutturato in modo fantastico perché Aiden seguirà un ordine preciso per quanto riguarda gli ospiti il cui corpo andrà ad abitare e ciascun ospite è consapevole soltanto di ciò che lui scopre, di ciò che gli ospiti precedenti hanno scoperto, ciò che Aiden ha scoperto abitando i corpi degli ospiti precedenti, ma allo stesso tempo nel corso della giornata Aiden incontrerà gli altri invitati a questo ballo, anche coloro i quali lui andrà ad abitare, quindi è come se contemporaneamente ci fossero più Aiden in una stessa stanza, ma l'Aiden di cui noi stiamo vivendo la giornata, l'Aiden in quel preciso momento non sa ciò che gli altri ospiti faranno, ciò che gli altri Aiden faranno in futuro. E quindi è un incrociarsi di diverse scene vissute da diversi punti di vista, un incrociarsi di dettagli e indizi seminati, un incrociarsi di diversi Aiden che si aiutano a vicenda. E tutto questo, sebbene io adesso stia facendo un casino assurdo, non crea confusione, tutto è lineare, tutto è ordinato, tutto ha senso, non ci sono buchi temporali, non ci sono informazioni che poi non si ritrovano negli Aiden successivi o precedenti, tutto quanto ha una spiegazione. Quindi la bravura di questo autore, secondo me, non soltanto si vede per il fatto che ho rivissuto lo stesso giorno per 8 volte, però senza mai annoiarmi, senza mai sentire che si facesse troppo ripetitivo, senza mai avere la sensazione che non stessi seguendo il filo degli eventi, che mi mancasse qualcosa, perché ero al fianco di Aiden e
Ragionavo man mano che lui raccoglieva i diversi indizi, ma ogni personaggio era caratterizzato in modo impeccabile. Tutti avevano una personalità estremamente ben distinta l'uno dall'altro, avevano una propria storia, un proprio passato ricco di misteri e scandali e sogni e timori e paure. Insomma, era tutto magistralmente orchestrato e incastrato e davvero io sono rimasta senza parole. È stato, non lo so, non me l'aspettavo, è stata veramente una rivelazione che mi ha sorpreso e che se fosse per me ricomincerei a leggere immediatamente perché davvero mi è piaciuto troppo. È stato come guardare per stile di narrazione, per atmosfera, è stato come riguardare un episodio di Downton Abbey in cui però c'è un omicidio da risolvere. Io ve lo consiglio davvero spassionatamente per il fatto che secondo me non è semplicemente un mistero da risolvere, non è semplicemente un giallo, è un romanzo di narrativa letteraria, è scritto benissimo, con uno stile molto particolare, molto ricco, mai banale, ma allo stesso tempo scorrevole, sebbene da una parte ci fosse il mistero e quindi la suspense, il ritmo incalzante, dall'altra ci sono tantissimi monologhi interiori e riflessioni, perché Aiden nel momento in cui comincia questo periodo di 8 giorni a Blackheath, si risveglia senza memoria. Lui non sa di essere Aiden, non si ricorda niente della sua vita, del suo passato, non sa cosa ci faccia a Blackheath, non sa perché sta vivendo ciò che sta vivendo, non sa perché sta succedendo. E quindi fa tutta una serie di riflessioni sull'importanza che dobbiamo dare alle esperienze che viviamo ogni giorno, l'incertezza del futuro, la positività dell'incertezza che il futuro ha in serbo per noi. Ma soprattutto il fatto che noi come esseri umani, come anima, come personalità, non siamo in qualche modo predeterminati o determinati dalle circostanze che viviamo, dall'ambiente in cui cresciamo, dalle persone con cui entriamo in contatto nella nostra vita. Ciò che noi siamo è determinato dalle scelte che facciamo giorno per giorno e quindi è come se ogni giorno potessimo essere una tabula rasa. Abbiamo sì un passato che in qualche modo ci condiziona, ma allo stesso tempo quel passato può sempre essere cambiato dalle azioni che facciamo giorno per giorno, dalle scelte che compiamo giorno per giorno. E queste sono riflessioni che secondo me elevano questo romanzo a un livello superiore, che me lo hanno fatto amare ancora di più. E davvero non posso che consigliarvelo. Giusto per farvi un esempio dello stile di scrittura, vi leggo una citazione che mi sono dovuta segnare perché mi è piaciuta troppo. Potrebbe sembrare banale, ma a me è piaciuta tantissimo e quindi ve la voglio leggere. Bugia, sono due. La prima è questa: How lost do you have to be to let the devil lead you home? Fantastica. E quest'altra invece ho dovuto segnarmela perché mi ha ricordato troppo lo stile di Jane Austen, cioè l'abilità di nascondere una frecciatina in una frase che apparentemente gentile perché ben costruita, con un modo di parlare elegante e raffinato, ma in realtà molto cattivo e perfido. Ovvero, he spent the evening tossing around tedious stories without bothering indulging in the courtesy of exaggeration. Geniale! Credo di poter affermare che sia uno dei libri migliori che ho letto quest'anno e uno dei gialli più belli che io abbia letto finora nella mia vita. Questi sono i miei pensieri su questo libro, io l'ho adorato e se siete in grado di leggere in lingua, soprattutto se siete in grado di ascoltare e comprendere audiolibri letti in lingua, io ve lo consiglio spassionatamente. Per oggi è tutto, io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!